Vi prego di mettervi qui a vedere quello che avete realizzato oggi. Mediaset, poi Rai Sport e poi Sky. Vincere è difficile, ma riconfermarsi è ancora più difficile. Io nell'individuale non sono riuscita. In teoria, quindi questa gara a squadre penso che ci ha portati ad essere ancora più uniti, ad agire ancora più da squadra. Ed è stato veramente una cosa molto molto emozionante. Michela, cosa significa avere una medaglia al collo, ma avere anche ancora le scoriazioni sul volto? È un po' il simbolo tuo, quindi come ho detto prima, una gara a squadre vince e perdi insieme. Ce la puoi descrivere? È stata una sfida davvero all'ultimo respiro con la Giacomo. Avevo parlato con Soundgarden qualche gara prima dei suoi risultati che ha ottenuto quest'anno, e per me è sempre una persona che vedo e dico: cavolo, anch'io voglio arrivarci così. E finché mi diverto, finché la passione per lo snowboard è quella che adesso, io di smettere proprio non ci penso. Quindi dai, se Michela resta al mio fianco, magari ci arriviamo anche noi. Grazie, grazie, chiudiamo la diretta dall'Italia. E last but not least,